Con la benedizione di Don Ferdinando e il suo invito a ricordare la comunità nelle nostre preghiere, siamo partiti per questa avventura, iniziata alle 10 di sera del 23 luglio. La prima tappa è stata la meravigliosa città di Barcellona, che ci ha accolto a braccia aperte. Dopo un lungo viaggio siamo arrivati in una cittadina di Algarve, la parte più a sud del Portogallo. Lulé è stata la nostra casa per poco meno di una settimana. E oggi siamo qui alla cerimonia di apertura e dell'accoglienza. Siamo un po' da tutto il mondo, ci sono ragazzi della Polonia, tanti dall'Italia, e è bellissimo, sono molto grato di fare questa esperienza. Siamo alla festa dei popoli e stasera tutti i popoli porteranno qualcosa di Ciao, oggi è il quarto giorno di gemellaggio qui a Lowley e oggi ci hanno preparato una mattinata di giochi tutti insieme, quindi non solo italiani ma anche tutti gli altri. E ci siamo divisi a gruppi e proviamo tutti i vari giochi che hanno preparato per noi. La vita Gesù, siamo suoi, tutti suoi. Giornata dedicata al servizio e noi puliamo le strade di Lule. Stiamo facendo un sacco di belle esperienze, conoscendo ragazzi da tutto il mondo e sicuramente ci arricchirà tanto questa esperienza e vi salutiamo. Ciao! Ciao! Il 31 agosto con il nostro mitico Pullman Rosso ci siamo diretti verso Lisbona e dopo una brevissima visita della città abbiamo continuato il nostro viaggio attraverso le colline sperdute portoghesi e siamo arrivati a São Domingos do Carmoes. Questa è la palestra, ci sono i nuovi arrivati, dove dormiamo in forse 400 persone. Tutti insieme, uomini, donne, giovani, suore, sacerdoti, tutti quanti, vedi c'è la gente in accappatoio e dormiamo qua e mangiamo lì, ci sono due tavoli, a turno facciamo il turno per mangiare. Vedremo come passeremo la notte. I ragazzi che ci hanno accolto sono stati favolosi, erano giovani e molto disponibili. Cominciavamo la giornata con una catechesi, poi col pullman ci spostavamo a Lisbona, che distava circa un'ora di viaggio. L'ultimo giorno lo abbiamo trascorso a Lisbona con 1,5 milioni di giovani provenienti da tutto il mondo. Abbiamo avuto modo di confrontarci con loro. È stata un'esperienza costruttiva, sì, faticosa, sì. Ci ha particolarmente colpito l'attenzione che avevano nonostante le molteplici distrazioni e il silenzio che c'era durante la consacrazione. Abbiamo capito di non essere soli e che bisogna brillare, cioè essere uno strumento dell'amore, ascoltare perché è grazie all'ascolto della sua parola che possiamo imparare ad amare e infine non avere paura, perché è Gesù stesso a dirci di avere coraggio. Le parole del Papa ci hanno fatto tornare a casa più consapevoli che Dio ci sprona ad alzarci. Nel viaggio di ritorno abbiamo attraversato il deserto spagnolo. Alle ore 20 c'erano 42 gradi, fino a Barcellona, la quale abbiamo rivisto molto volentieri, ma la nostra voglia di ripartire per tornare a casa a testimoniare ciò che avevamo vissuto era troppo forte. Infatti siamo ripartiti da Barcellona la mattina presto, così da essere a casa per l'ora di cena.